Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Sin dallo scorso settembre Beatrice Luzzi ha incassato praticamente sempre la maggioranza dei voti del pubblico, consensi a non finire. L'unica a raggiungerla di un minimo è stata Perla Vatiero e tutto grazie al fandom che si porta dietro da Temptation Island. Eppure ancora si parla comunque di un enorme stacco di percentuali, l'attrice resta sempre invincibile al Grande Fratello 2023. Nonostante ciò è vicina al ritiro? Ormai gli allarmi di questo genere sembrano sempre meno credibili ed è perché ogni volta, poi, Beatrice Luzzi è riuscita a stringere i denti e andare avanti al Grande Fratello 2023. Ma, una volta dopo l'altra, si è indebolita e ha sempre più sentito il dovere di tornare dai suoi figli e dalla madre, dopo la scomparsa del papà. Ieri ha pure rotto con Vittorio Menozzi, non l'ha mai difesa contro gli spietati rivali. L'addio è vicino. Grande Fratello, contratto in scadenza, ecco quando può lasciare la casa. Sembra incredibile, fino a qualche settimana, mese fa nessuno se lo sarebbe potuto immaginare. Ma c'è da dire che gran parte del pubblico augura a Beatrice Luzzi d'uscire dallo spiata dimora perché il Grande Fratello 2023 le starebbe succhiando l'anima. C'è una scatenata protesta in corso sui social a suo favore e contro gli autori ed Alfonso Signorini, che la starebbero prosciugando reggendo tutto il format su di lei. Insomma, chi si dice sinceramente fan dell'attrice la vorrebbe fuori al più presto ed anche lei ci starebbe riflettendo su. Dopo averlo fatto giorni fa seminando il panico online, ha parlato di nuovo del contratto e se rinnovarlo o meno a breve, vista la preannunciata notizia del prolungamento. Fiordaliso, in cucina, era intenta a farla desistere dicendole che i suoi figli ne sarebbero rimasti delusi. Ma lei è stanca e dubbiosa, appunto come riportato, in queste ultime ore, anche da Gossip e TV. Il contratto di Beatrice Luzzi pare scadrà tra 4 giorni e cioè il prossimo 29 gennaio. Che cosa deciderà di fare? Di certo è un momento duro per lei, come lo è da diversi mesi in realtà. Ma adesso non ha più neanche il suo amico Vittorio Menozzi ed è davvero dura. Non firmare, Signorini merita il 5% di share appena te ne andrai, un reality di ingrati, ha retto lo show da sola e la ripagano così. Vattene via Bea, non la meritano, scrivono vari fan su Twitter. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.